Batti un colpo se sei, se sei ancora in game. Ciao a tutti e bentornati, oppure benvenuti se è la prima volta che vedete questa faccia qua o passate su questo canale. Io sono Ariar, oggi sono qui avendo fatto recentemente la guida su come formattare l'Xbox One, dovendo far uscire a breve la guida su come formattare correttamente la PlayStation 4, sempre in ottica di darla indietro a GameStop piuttosto che a farle una compravendita con privato per magari comprarvi la PlayStation 4 Pro, avendo fatto anche varie, ultimamente faccio guide, ho fatto anche la guida su come avere tutte le maglie sul PES 2017 per farvi capire, insomma vabbè, ho fatto anche l'unboxing del PlayStation VR e quindi non posso non fare l'unboxing della PlayStation 4 Pro. E non è un modo per vantarne, per carità, è un modo per farvi vedere quello che c'è sta dentro qualora voleste comprarla voi. Cioè non è che uno si vanta per la mia di aver comprato una PlayStation 4 Pro. Cioè dovresti, tutti dovremmo lavorare eventualmente, chi ha la possibilità e lavora se la può comprare. Vabbè, insomma, tagliamo di palo un frasco, questa cosa è una cosa molto informale, vedrete anche nel video fatto molto più movimentato rispetto a quell'altro fisso del PlayStation VR. Cercherò di fare un po' tutto con una mano e vado a vedere praticamente cosa c'è all'interno della confezione della PlayStation 4 Pro. Poi ci saranno in futuro, a breve, dei confronti con alcuni giochi che ho registrato prima su PlayStation 4 e ora gli stessi giochi poi li metterò su PlayStation 4 Pro per vedere le differenze sul mio televisore, perché io ho un Full HD, non ho un 4K, quindi per vedere e consigliarvi se vale la pena o no fare il passaggio da PlayStation 4 a PlayStation 4 Pro. Andiamo a vedere che c'è nella scatola. Eh sì, eccola nel tutto il suo splendore, se di splendore se vuole parlare, vabbè. Questa è la scatola originale della PlayStation 4 Pro, no brand, quindi no bundle, scusate, non io provo a fare tutto, ripeto, con una mano, cercando di vedere, ovviamente per farla uscire, perfetto, c'è la scatola dentro, per farla uscire da questa scatola devo mettere un attimo in pausa, quindi vedete qualche taglietto, ma tanto che ve ne frega, l'importante è che vi faccio vedere dentro quello che c'è, giusto? Ok, vediamo un attimo. Perfetto, già fatto il primo taglio, non si apre, la prima sorpresa è, non si apre più a valigetta come l'altra, ma, anzi, bensì, non ma, diciamo verticale, quindi è ancora più complicato, pensavo si avviste a valigetta, dico sai, mo la apro, la faccio vedere dentro la scatola, eccetera eccetera. Intanto la confezione l'abbiamo frullata sopra il divano dove ci aspetta il nostro bello PlayStation VR o VR visore, quello lì insomma, e dove ci aspetta anche il nostro Robinson che l'abbiamo messo da una parte e il VR dall'altra. Bando alle ciance, allora vi faccio vedere come mi impicco. Oh, apriamo questa. Perfetto, oh, ecco, che cos'è? Si apre per così, sì, che ci troviamo dentro? Le bellissime manualistiche inutili, molto importanti. Benvenuto nel meraviglioso mondo di un gamer PS4. Già c'ero, stavo, quindi non è che uno parla, questa è per chi la compra e non c'ha mai avuto la PlayStation 4. Via! Ok, manualistica. Libretto. Li ho sempre letti tutti da cima a fondo. Via! Ok, cosa abbiamo qui? La Play, eccola qui. Sta qua dentro bene raccordata. Andiamo ad aprire, che caspita ci sta qua? Ah beh, no, i fermi, ok. Andiamo a vedere prima cosa c'è qui. Questo sicuro se tira fuori lo posso usare anche da qua. Da qua va bene. Allora, cavo dati USB, micro USB, sì, vabbè, cavo dati, cavo alimentazione, quello che abbiamo anche nei nostri cellulari, quindi vabbè, cavo d'alimentazione proprio dalla console a parete. Attenzione, non mi ricordo se quell'altro pure era con presa Siemens, comunque munitevi di un adattatore Siemens qualora non ce l'aveste a disposizione, non aveste le prese dentro casa già pronte per questo formato, ok? Vai. Poi altro giro, altro regalo, cosa abbiamo qui? Abbiamo un cavo HDMI, lo daremo tutti per scontato, ma io mi ricordo che in tempi non sospetti altre console, tipo l'Xbox One se non erro, no, l'Xbox One ce l'aveva, altre console tipo l'Xbox 360 eccetera eccetera, le ultime uscite non ce l'avevano, te lo devi comprare a parte. E via, dopodiché abbiamo
un magnifico nuovo, ecco, questo lo voglio aprire, proprio lo voglio tirar fuori dalla plastica, di chiavi non me ne può fregare di meno, ma vediamo, scusate un attimo, oh, questo lo voglio aprire. Praticamente non cambia molto, anche leggermente, no, non è nemmeno più pesante. C'ha questo con, allora, il tasto options, che è messo forse in maniera un po' più normale, l'altro era praticamente, vabbè, oddio, pure questo non è che, come fa a vedere, ti dirò, forse è meglio messo un po' più verso, spostato verso il pad centrale. Questa parte qui dovrebbe essere illuminata, tutta questa qui, e vabbè, e quindi il pad non ha grosse, diciamo, modifiche, mi pare molto simile a quell'altro, se non per questa parte qui che è illuminata e basta, vabbè, forse è un po' più largo lo spazio, non lo so. Ok, quindi poi abbiamo nient'altro, vabbè, il pad l'abbiamo già messo da parte, allora prendiamo il pad e lo mettiamo qui, così facciamo un po' di spazio, prendiamo il cavetteria varia e la mettiamo qui, quindi, e voilà, pad, cavetteria varia, quindi non c'è nient'altro dentro, e adesso è tosta, mettevo le varie fermi, e vabbè, fermo uno, se mi casca per terra, ragazzi, il calendario dovrà essere poi aggiornato. Proviamo a toglierla, aspetta, eccoci, mazza pesa, confronto all'altra pesa, aspettate, scusate un attimo, via, oh, eccoci qua, allora, accucciamo un momentito, non mi dica l'ho aperta al contrario, l'ho aperta al contrario, perché anche sotto, vediamo, logo PlayStation, ora, sotto, e ai bordi, vediamo, X, quadrato, quadrato, anche lì, triangolo, quadrato, X, triangolo, i piedini sotto sono fatti a forma di, eccola qui, eccoci, logo, bella, mi piace, logo argentato, mi piace molto, pulsante fisico, benissimo, io odiavo il touch della Play 4, dell'Xbox One, scusate, e qui, sentiamo, sì, allora, dietro abbiamo la, diciamo, il cavo d'alimentazione, quello grosso l'abbiamo visto prima, con la presa Siemens finale, l'uscita HDMI, l'uscita AUX, l'uscita ottica, la micro, la USB e poi il cavo dove noi attaccheremo appunto la LAN. Non ci sono altre porte, altre entrate, se non davanti, dove troveremo nell'alloggiamento frontale, eccola, le due porte USB per la ricarica del, per attaccarci qualsiasi cosa, anche per la ricarica del pad. Sono un po' più distaccate, io le preferisco così. Perfetto, l'unboxing finisce qui. Io dentro la scatola non ho trovato granchéissimo, diciamo, cioè proprio non è che ci ho messo, cioè stavano i cavi, il pad, l'alimentazione, la PlayStation. Quindi quello che è importante adesso è andare a vedere quello che sta dentro la scocca, sta fantomatica potenza tanto spinta e pubblicizzata da Sony. Sarà vero? Varrà la pena? Sarà valsa anzi la pena fare questo upgrade con il mio televisore, Full HD, che non ho 4K? Non lo so, ma solo il tempo lo potrà dire. Non farò altro che, avendo salvato alcuni gameplay di giochi su Play 4, gli stessi giochi li porterò su Play 4 Pro e proverò nel mio piccolo a fare un confronto tra quello che era la Play 4 e quello che è la Play 4 Pro. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo video, fatemi sapere se avete anche voi intenzione di fare questo upgrade oppure no, se avete una Play 4 a casa e non volete passare a Play 4 Pro, come ha fatto anche Cristian, che saluto, ciao Greenbox, o se lo volete fare, come ha fatto Zinga, che saluto, ciao Zinga, e anche DJ Leopoldo, che saluto, ciao anche voi. Strullo strullo, una console fatela però, almeno uno, così giochiamo tutti insieme, no? Ciao a tutti al prossimo video. Oh, mi raccomando, il dibattito qua sotto, iscrivetevi una vostra, iscrivetevi al canale e anche mettete un bel like, se volete. Non è che mi dispiace se lo mettete. Ciao ciao!